Ok, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre nella mia postazione asettica, molto bianca, biancastra, con le luci smorte, tutto qua, brutto, lo so raga, è brutto, però per adesso è così, quindi ce ne faremo una ragione. Allora, oggi parleremo di che cosa? Questo è un argomento abbastanza particolare. Perché parleremo delle frasi motivazionali, ce n'è una che mo non mi ricordo bene come fa, tipo un giorno il diavolo mi sussurrò all'orecchio, non riuscirei ad affrontare la salute della tempesta, oggi ho sussurrato all'orecchio del diavolo, io sono una tempesta. Ma che è sta cagata? Cioè, quello che dico io, cioè, ma questa è una delle tante, veramente. Cioè sono altro, vabbè, io difficilmente prendo i giorni di riposo, ma quando lo faccio è per far riposare i pesi. O se non credi in te stesso nessuno crederà, quindi fallire. Una cosa del genere. Raga, io dico, allora, le frasi motivazionali ce ne sono veramente tantissime, e ci sono anche delle pagine che hanno fatto la fortuna con queste frasi motivazionali. Io stesso volevo creare qualche frase particolare, non ci sono riuscito, ma sapete cos'è? È che, allora, le frasi motivazionali vengono dette o comunque scritte da persone che di base fanno o gli scrittori, perché deve avere fantasia per fare determinate cose, oppure fanno, sono persone che quelle frasi le hanno fatte magari un percorso di vita, ok? Io per esempio ho visto delle frasi anche con tipo l'immagine di The Rock, o Jason Statham, Arnold, Ronnie Coleman, insomma di tutti e di più, Bruce Lee, spaziavano in questo campo, basta che vedete una persona famosa e buonanotte. Io sono consapevole che, penso sinceramente, non consapevole, che sono convinto e penso che queste persone che sono state, cioè, secondo me, che, dalle quali sono state derubate queste foto, insomma, non sapevano neanche che la loro foto possa essere stata messa dietro una frase motivazionale, magari è una frase che loro non hanno mai detto. Io non sono contro le frasi motivazionali, io sono contro quelli che ne fanno un uso spropositato. Una frase motivazionale ci può stare, ma se pesi 100 kg e comunque sollevi questo mondo e quell'altro. Io ho visto, credetemi, no aspetta, era qua sull'addome, io mo c'ho la panza, no pain no gain, e da un ragazzo che mi dovete credere era sarà stato un poco più alto di me, ma pesava secondo me intorno ai 63 kg, no pain no gain. Cioè tu ti alleni 3 volte a settimana, mangi di merda, Mac, eri magro tanto, non lo so per quale botta di culo eri così praticamente magro, nonostante lo schifo che facevi, no pain no gain. Ma almeno l'hai visto il film, ma almeno sai quello che vuol dire. Ma lascia stare il film, che comunque ci devi perdere 1 ora e mezza, 2 ore, quanto dura quello. Ma almeno l'hai visto il film. Cioè, scusate, sai la traduzione che cosa vuol dire? Cioè, ma io questo è quello che dico. E questo uso spropositato delle frasi motivazionali anche da parte dei più secchi, no? Che uno dice, allora i secchi non possono diventare grossi. Certo, diventa grosso e utilizzi la frase. Non che tu stupri delle frasi magari di Coleman, Lightweight Baby, o Iepare, yeah buddy, queste cose qua, e poi mi sollevi allo squat 10 kg per lato. Ma grazie, che è veramente lightweight, è veramente un peso leggero quello, non è una cosa mentale, ok? Non è così, ce la faccio, sì, presa al cazzo che ce la fai. Sono 10 kg per lato, e sono 10 decidenti e 20 di bilanciere, se usi quello olimpionico, sei a 40 kg, cioè non stai alzando niente, c'è gente che con quello ci fa i bicipiti per farti capire, capito? Questo è quello che dico, la frase motivazionale, no? Deve essere anche saputa dire, va contestualizzata. Ormai è tutto frase motivazionale, ormai è tutto un motivation, un yeah, un dai che ce la fai, un believe in yourself, e se non believe in yourself, nessuno believe in yourself, e quindi è tutto così, è tutto un ce la farai, troverai dentro di te la forza per affrontare ogni giorno.
Gioia mia, allora io sono il primo a dire che l'attività fisica deve essere uno dei fulcri, uno degli elementi principali della vita. Però io nella mia vita mi sono trovato ad affrontare delle situazioni, delle storie, che non dirò in questa piattaforma, chi mi conosce di persona lo sa comunque, delle situazioni in cui veramente ho dovuto credere in me stesso, perché se no collassavo, ma non era certamente sotto un peso, era nella vita vera. Dove c'erano problemi seri, dove c'erano problemi di malattia, dove c'erano problemi, persone che a te care che erano insomma in situazioni molto molto particolari. Lì una frase motivazionale, ma neanche ti viene da dire una frase motivazionale, devi dire credi in te stesso e vai avanti. Ma sotto lo squat o sotto un bilanciere, tutte le cose c'è. Che cedi non succede niente, a meno che non sia una competizione, ma anche a quel punto ti prepari per la gara successiva, ok? Questo dico, frasi motivazionali, va bene, se pesi più di 100 kg, tirato e ci fai le competizioni, se no state a casa, gioia mia. Naturalmente questo è un estremismo, però per farvi capire che ormai sono stuprate queste frasi motivazionali e di conseguenza non sono più motivazionali, sono prese per il culo, secondo me. Semplicemente questo video, raga, può piacere come non può piacere. A me sinceramente non me ne frega più di tanto, perché ormai l'avete capita, io quello avete capito quello che ho da dire, lo dico. Il video, ripeto, può essere accettato o no. Siamo qua su una piattaforma pubblica, puoi scrivere quello che non ti sta bene qui sotto. Io penso di essere stato chiaro, ma comunque se volete delle delucidazioni scrivetelo nei commenti, io vi risponderò. Oppure contattatemi in direct su Instagram e su Facebook, ragazzi. E cercherò di rispondervi. Se proprio non vi piace quello che dico, insomma, io purtroppo non posso piacere a tutti. Ok? Ragazzi, finisce qua il video, bello, brutto che sia, quello che dovevo dire l'ho detto, e se qualcuno si è offeso, mi dispiace, ma non ci posso fare niente. Offenditi per le cose un po' più necessarie, che queste sono cazzatine, cioè, detto proprio in maniera molto amichevole. Va bene? No, non penso che c'è gente che si è offesa, dai, non voglio scherzare un pochettino, raga. E niente, chiudo il video e buon allenamento da InSport. Ciao!